Sono entrati con le pietre cercando cibo e poi sono entrati nel bar a fare casino, a buttare le sedie all'aria, a intimorire tutti i passanti. Hanno fermato una macchina con una bambina dentro e poi è intervenuto un ex carabiniere che ha avuto una colluttazione con uno dei due, si è fatto parecchio male, poveretto. Abbiamo chiamato i carabinieri un paio di volte e li hanno bloccati. Avrebbero seminato terrore e panico tra gli isolati di Corso Sonnino e via Corfù al quartiere Madonella di Bari, due cittadini stranieri che nelle scorse ore avrebbero aggredito un carabiniere e i commercianti della zona, protagonisti della storia, due uomini di nazionalità pakistana e presumibilmente ubriachi. Secondo una prima ricostruzione dei testimoni, i due avrebbero dapprima scaraventato monopattini e bici per terra, poi avrebbero devastato i tavolini di un bar della zona dopo aver preteso denaro e cibo da alcuni commercianti. Armati di pietre, avrebbero anche colpito alcune auto parcheggiate, generando un fuggi-fuggi tra i passanti. Immediato l'intervento di un carabiniere in borghese, che però ha avuto la peggio. Sarebbe stato aggredito e sfregiato al volto, ma è stato subito soccorso dai commercianti della zona e dal personale del 118. L'arrivo delle forze dell'ordine ha scongiurato il peggio, i due sono stati fermati. Guarda, questo è un episodio del genere, in tanti anni che sono qui non è mai, diciamo, capitato. Perché non ci sono controlli, è più buio rispetto a Corso Sonnino più in fondo verso la Madonna. Sì, io non ho problemi, non ho mai avuto problemi. Vedo anche i carabinieri, diciamo, a piedi. Il punto da sottolineare è la sicurezza in generale.